Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo velocissimamente di quali sono i migliori tablet che ci sono attualmente sul mercato, ovviamente cercando sempre di collocarli nell'esigenza effettiva dell'utente che li vuole acquistare. Allora, partiamo a bomba. Primo distinguo, dovete decidere prima di tutto che tipo di tablet acquistare, quindi partiamo subito come fatto con i laptop su distinguere se vogliamo acquistare un tablet Apple oppure un tablet Android. Anche su questo, come per i laptop, è abbastanza semplice la distinzione. Quello che direi io è: siete degli Apple user, quindi avete un iPhone o avete qualche altro device Apple. Tendenzialmente io, senza darvi alcuna possibilità di scelta, vi direi dovete andare a bomba sull'iPad. Se poi dovete ulteriormente distinguere che tipo di iPad fare, anche lì è abbastanza semplice. Tendenzialmente io vi direi di scegliere ovviamente. Se non avete bisogno di un'incredibile potenza, volete utilizzare soltanto il tablet per navigazione, multimedia e altre cose, sicuramente il migliore in assoluto fra gli iPad è l'iPad base. Attualmente siamo arrivati all'iPad di decima generazione che parte da più o meno 600 euro, 589. Direi che quello lì è sicuramente il migliore iPad per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Parte effettivamente da un taglio di memoria che è un po' anacronistico, 64 GB, ma quello resta attualmente, a mio avviso, l'iPad in generale base è il miglior tablet che c'è in circolazione per qualità-prezzo. Se invece siete un power user, quindi volete acquistare un iPad, ma ovviamente che possa fare tantissime cose e si avvicini un po' più, diciamo, a un quasi un sostituto di un portatile, perché a livello attuale, anche penso con l'ultima iterazione di iPadOS, secondo me non può sostituire un tutto un laptop normale. Sicuramente dovete andare sull'iPad Pro con a bordo l'M2 e lì andiamo sulla categoria miglior tablet in assoluto per quanto riguarda anche la potenza. Quindi, se invece volete un qualcosa che non dia nessuna possibilità di compromessi a livello di potenza, possibilità, eccetera, sicuramente attualmente il più potente tablet in assoluto e il migliore per qualità, costruzione, eccetera, è su tutti l'iPad Pro con il chip M2. Lì, ovviamente, come cifre, adesso non ricordo, però mi sembra che andiamo su cifre abbastanza impegnative, ve le dico perché poi in generale non mi ricordo più tanto i prezzi di tutto, però di base lì partiamo per, ovviamente vi consiglio a quel punto, se fate un iPad Pro, di andare su quello da 12,9 pollici, partiamo da 1469 euro. Con il taglio da 128, anche qui 128 giga per un iPad Pro con M2, secondo me sono un po' pochini, quindi su questo devo dire che quest'anno è stata un po' da bacchettare Apple per aver mantenuto dei tagli di memoria che secondo me non sono adatti per il tipo di dispositivo, pur avendo dei prezzi poi oggettivamente eccessivi. Se invece non avete tutti i dispositivi Apple, non siete dei designer, perché già vi dico, se dovete andare su un qualcosa, un prodotto per la creatività, quindi disegnare con la pencil e altre cose, anche qui sempre vi dico, nessun tablet Android è in grado di eguagliare sulle questioni, sui prodotti a livello di software, hardware, eccetera, nessuno in grado di eguagliare Apple, quindi sempre, se siete dei designer, dei creativi, eccetera, andate sempre su un iPad. Se invece non avete queste esigenze e volete sempre un tablet che può fare un po' di tutto, sempre ovviamente che non sostituisce purtroppo anche in quel caso, anche andando su Android,
difficile che un tablet riesca a sostituire un laptop in tutto, potete buttarvi su Android. E su Android la questione diventa un po' più complessa. Attualmente, per quello che ho visto nelle recensioni degli ultimi giorni, a mio avviso il miglior tablet in assoluto Android per quanto riguarda potenza, qualità costruttiva, eccetera, è il nuovo uscito di Samsung, che è, se non sbaglio, il Samsung Tab S9 Ultra, che è veramente un gran bel pezzo di hardware, display incredibile, enorme, se non sbaglio è intorno ai 14 pollici e qualcosa, un display incredibile a livello di tecnologia, 120 Hz eccetera eccetera. Quello lì sicuramente è attualmente la Ferrari dei tablet Android, sia per quanto riguarda la qualità costruttiva, per quanto riguarda tutto il resto, la potenza eccetera, con a bordo, se non sbaglio, uno Snapdragon S8 Gen 2. Vi ricordo sempre però che quello lì è sì il più potente tablet Android, resta sempre abbastanza indietro per quanto riguarda i benchmark rispetto a un M2 di Apple. Quindi se dobbiamo paragonare un iPad Pro con M2 con questo S9 Ultra, ovviamente resta sempre che il più potente e più diciamo in grado effettivamente di sostituire un laptop nel futuro, quando faranno dei sistemi operativi che sono degni di questo nome anche sull'iPad, resta sempre l'iPad Pro con M2. Quindi questo Samsung S9 Ultra è veramente un avversario, comunque sia, a parte la potenza in generale bruta, dell'iPad Pro M2. Costa molto meno, includendo anche la penna eccetera eccetera. Quello lì è sicuramente un ottimo prodotto, è stato battezzato nelle varie recensioni come il miglior tablet Android del momento e ritengo che sia una buona valutazione. Anche quello si aggira su delle cifre, insomma, che andiamo sui 1200 partendo dal primo taglio, però già lì almeno, se non sbaglio, abbiamo dei tagli di memoria e parto da 256 giga, quindi già un qualcosa di più decente. Altra cosa positiva, e con questo ci ricolleghiamo alla questione del miglior smartphone pieghevole, hanno sfruttato l'esperienza maturata con i Z Fold anche sull'interfaccia. Quindi quest'anno sul tablet hanno portato un po' l'interfaccia che viene sfruttata anche sui Fold, che è molto user friendly, è molto facile da utilizzare e permette facilmente di organizzare anche fino a 3 app contemporaneamente per poter lavorare in multitasking. Quindi miglior tablet in assoluto, potenza eccetera, questo S9 Ultra. E poi nomina per il buon impegno e magari per una seconda iterazione che ci sarà il prossimo anno, che sicuramente andrà a coprire un po' di errori che sono stati fatti quest'anno, inserirei sempre anche per un tablet mid-range Android, ovviamente inserirei il Pixel Tablet, che a mio avviso un buon prodotto di partenza quest'anno, ha ancora delle cosine da rimaneggiare, soprattutto a livello di design e qualità costruttiva, che è un po' il problema in generale dei Pixel, come vi dicevo, e ve ne parlerò più approfonditamente quando vi farò la recensione dettagliata dopo 2 mesi di utilizzo del mio Pixel. Lì abbiamo un tablet che purtroppo, se non sbaglio, può essere acquistato soltanto non in Italia, ma si può acquistare su Amazon in Germania o in Francia eccetera. Infatti vi metto il link per acquistarlo su Amazon Germania sotto nella descrizione del video. Lì abbiamo, purtroppo in Europa c'è un prezzo superiore rispetto agli Stati Uniti, l'ottimo sarebbe acquistare negli Stati Uniti, però se non potete acquistare negli Stati Uniti, ad oggi si trova a 679 euro su Amazon Germania, ed è un prodotto che attualmente è il più versatile ed è quello che potrebbe avere la longevità più elevata fra tutti i tablet Android di media gamma. Devo dire che
ha delle buone idee, soprattutto la doc che lo fa trasformare sostanzialmente in un Google Lab. Quindi appoggiato sulla sua doc sostanzialmente va a sostituire un Google Hub, non mi ricordo adesso come si chiamano, un Nest Hub, con un display in questo caso più grande che poi effettivamente può essere utilizzato direttamente anche come un tablet. Ha delle pec a livello di effettiva qualità hardware, quindi il display non è un granché, se non sbaglio un LCD a 60 Hz. Come potenza non è un granché perché ha lo stesso processore dei Pixel 7, il Tensor G2, però ovviamente l'esperienza di un Google Android Stock è sempre impagabile e promette ovviamente, come tutti i Google Pixel, promette degli aggiornamenti insomma per i successivi 3 anni che vadano ad aggiornarlo e mantenerlo sempre insomma sicuro e che vadano sostanzialmente a sistemare i vari errorini che ci possono essere nei vari rilasci. Questo qui ovviamente, sempre se vi volete buttare su Android perché avete già uno smartphone Android eccetera, quello che vi consiglierei se non volete spendere tanto è questo Pixel Tablet. Resta sempre inteso che adesso, passando a questo prezzo intorno ai 600 euro, se però invece va a sfidarsi con l'iPad base, che più o meno è sulle stesse cifre, è sui prodotti Apple, quello che vi consiglio sempre, acquistateli su Amazon, perché di base dopo un po' che escono sul mercato si trovano a molto meno su Amazon, anche valutate anche quelli usati di Amazon Warehouse. Se confrontato con un iPad, secondo me perde molto facilmente anche con l'iPad base a livello di qualità generale. Però se invece siete affezionati insomma Android eccetera, questo è il medio gamma che vi consiglio. Per oggi è tutto, ci vediamo domani per un prossimo video. Ciao!